Bambini, eccoci di nuovo qua a Tutti Giù per Terra. Abbiamo fatto un sacco di viaggi e un sacco di scoperte, ma oggi non sono finite qui. Innanzitutto vi faccio una domandina. Conoscete i dinosauri, bambini? Li avete studiati? Ecco, sapete che si sono estinti un sacco di milioni di anni fa, ma possiamo trovarli al Parco Natura Viva, al Parco dei Dinosauri. Possiamo vedere le loro dimensioni, le loro caratteristiche. Andiamo subito e ci aspetta Katia. Ben arrivati al Parco Natura Viva di Bussolengo. Io sono sempre Katia, la vostra guida alla scoperta del mondo naturale. Beh, oggi avrei come argomento gli animali che non ci sono più, animali che esistevano sul nostro pianeta e sono scomparsi, si sono estinti. Andiamo insieme alla scoperta del Parco dell'Estinzione. Ci troviamo davanti a una fedele riproduzione di uno spinosauro, un temibile predatore del passato che era lungo fino a 18 metri e alto fino a 5,50 m. Qui lo vediamo intento a cacciare la sua preda, una mausonia, un gigantesco pesce di circa 3 metri. Attualmente lo potremo conoscere come Latimeria, il suo parente più vicino. E alla fine dell'era dominata dei dinosauri, quando è avvenuta la grande estinzione di massa dei 65 milioni di anni fa, si assiste allo svilupparsi e all'esplosione di tantissime altre specie animali, tra cui mammiferi. Come per esempio il gigantesco Indricotherium, l'antenato del rinoceronte attuale. Anche se, come vedete, non è munito di corno sopra il naso. Quanto era grande? Beh, lo vedete alle mie spalle, circa 4 volte un elefante. E dunque l'antenato era gigantesco, il rinoceronte, pur essendo grande, è diventato molto più piccolo. E invece ci sono stati degli animali che in passato erano piccoli, che poi sono diventati grandi. Gli Iracotherium sono gli antenati dei cavalli. Dunque, come vedete, da piccolo è diventato poi, nel corso dell'evoluzione, un animale più grande, il cavallo che conosciamo attualmente. E per finire il nostro giro nel Parco dell'Estinzione, qui al Parco Natura Viva, terminiamo con 3 specie animali che si sono estinte in epoche storiche a causa dell'attività dell'uomo. In particolare, in realtà, la caccia rivolta a questi animali. L'uccello elefante, che è stato il più grande uccello presente sul nostro pianeta, 2,5 metri di altezza. Il tacchinotto gigante che conosciamo tutti come dodo, che viveva nelle isole Mauritius. E il tilacino o lupo marsupiale della Tasmania. Con questo messaggio, con queste 3 specie che si sono estinte a causa dell'uomo, che possiamo vedere solo come rappresentazione in forma di statua, lanciamo il messaggio del Parco Natura Viva. È importante preservare dall'estinzione tantissime specie animali che attualmente sono in pericolo, affinché non succeda come a questi animali di essere ricordati solo come delle statue. Cari amici bambini, vi ringrazio della vostra attenzione. Alla prossima puntata. Ciao ciao!
Fantastici dinosauri, vero bambini? E ora facciamo una bella passeggiata nel bosco, ma la facciamo a piedi nudi. Andiamo subito! Ciao a tutti, siamo nella serra tropicale del Muse. Nell'ambiente di foresta o di bosco in genere si ha paura di toccare, di camminare a piedi nudi perché ci si può far male. L'attività che volevo proporvi oggi invece è un'attività sicura che ci permette di esplorare il bosco sotto una luce diversa. Una passeggiata a piedi nudi. Ci sono diverse scatole di cui non è possibile vedere il contenuto. Provo a entrare nella prima scatola e sento qualcosa di freddo, di pungente. Sono dei sassi. Questa scatola invece è completamente diversa. Sento qualcosa di freddo, di morbido, di fresco. Ci sono delle foglie. L'ultima scatola invece è un po' pungente. Anche questa un po' calda. Ci sono delle pigne. Dopo questa passeggiata, volevo portarvi a osservare da vicino alcuni degli animali che possiamo trovare nel bosco, soprattutto alcuni insetti. Tra i rami delle piante e sul terreno c'è un mondo pieno di vita. Un mondo fatto di piccoli insetti, alcuni molto difficili da vedere. Ad esempio, questo qui sembra un bastoncino. In realtà invece è un insetto stecco che si mimetizza con l'ambiente circostante assumendo proprio la forma di un piccolo bastoncino. Questi insetti hanno una forma molto allungata. È un colore verde o marroncino che li fa confondere con l'ambiente circostante. Quando rimangono fermi e immobili, assomigliano proprio a dei pezzetti di legno. Anche il terreno è pieno di vita. Se noi cerchiamo fra i primi strati del suolo, possiamo trovare tantissimi insetti, come ad esempio queste larve bianche. Sono delle larve di insetti, in particolare di insetti che da adulti saranno molto simili a dei maggiolini. Vivono molti mesi sottoterra, si nutrono di detriti, di terreno, di foglie, si ingrossano e poi da adulti potranno volare sui fiori. Bambini, avete visto quanti insetti vivono negli ambienti forestali? Spero che vi sia piaciuta questa passeggiata insieme a me alla scoperta della foresta tropicale e vi aspetto al più presto al Muse. Bello camminare a piedi nudi, vero bambini? E ora ci gustiamo il nostro cartone animato My Friend Bo, pensaci tu!
cos'è tutto questo rumore? Io e Ben ci facciamo un paio di panini col formaggio. È tutto acceso. Hai mai sentito parlare del risparmio di energia? E di salvare il pianeta? Spegnere alcune luci non serve proprio a nulla, Jacques. Cosa? Meglio che ne parli con Boo. Certo, ma prima spegniamo tutto. Salve ragazzi! Cosa posso fare per voi? Boo! Ben dice che è meglio spegnere tutti gli apparecchi elettrici dopo averli usati, ma dubito che questo possa servire a qualcosa. Ottima domanda! Conosco proprio il luogo giusto dove portarvi! Tutti a bordo! Questo pianeta è un po' come la Terra. Una Terra piuttosto strana. Cosa è successo? Abbiamo usato l'energia senza pensare a quello che facevamo al pianeta. Abbiamo esaurito le risorse del nostro pianeta. Ed inquinato l'atmosfera. C'è qualcosa che potete fare? Sì. Ora usiamo la luce solo quando serve, se no la spegniamo. Purtroppo non tutti sono disposti a farlo e a risparmiare energia. Quella è la nostra vicina Clexus. Avanti, ragazzi! Andiamo subito a parlarle! Wow! Guarda quante luci accese! Che spreco! E il rumore! Scusate! Cosa ci fate qui? Tu devi essere Clexus. Sono Lucy. Questi sono Ben, Jacques e il nostro amico Boo. Salve! Siamo venuti a chiederti di spegnere i tuoi apparecchi elettronici. Stai sprecando un sacco di energia. Risparmiare energia è una perdita di tempo. Sono troppo occupata a diventare la migliore giocatrice della galassia. Ma il tuo pianeta è in uno stato terribile. Tutti gli altri cercano di fare qualcosa. Non serve a nulla che una persona spenga qualche luce. Che differenza può fare? Questa frase ti ricorda qualcuno? Mi ricorda me stessa. Clexus! E se facessimo una gara di danza? Se vinci tu, ce ne andiamo e ti lasciamo in pace. Ma se vince Lucy, dovrai spegnere tutti gli apparecchi elettrici che non stai usando. Ci sto! Ci sto anch'io alla super grandissimissima! Questo terrestre! No problem! Ora tu guarda questo! Scommetto che non riesci a farlo! Non vale! Io non ho la frutta! Ci penso io, così! Oh! Mantieni la promessa. Dopotutto non devo tenere sempre accesi tutti questi apparecchi. Accendili solo quando vuoi usarli. E spegnili quando hai finito. Grazie.
Tornate presto! Allora, Lucy, spegnere le luci serve veramente a qualcosa? Assolutamente! Dobbiamo ricordarci di spegnere le luci. E gli apparecchi elettronici dopo averli usati. E ricorda di non lasciare la TV e la console in stand-by di notte. Se tutti facessero la loro parte, potremmo risparmiare molta energia. E insieme salvare il pianeta. Il che significa un mondo migliore per te, per me e per tutte le piante e gli animali. Bene. Oh, ora, se non vi dispiace, vado a riposarmi. Buonanotte. Allora, Lucy, torni a giocare con la tua console? No, ne ho abbastanza per oggi. Penso di andare a farmi un giro al parco. Buona idea. Jack, vieni anche tu? Jack, i panini al formaggio. Non te li starai mica mangiando tutti. E dopo il nostro cartone ci dedichiamo allo sport. Vi ricordate, bambini, 2 settimane fa abbiamo pensato al nuoto e oggi ci mettiamo costume e cuffia e ci tuffiamo in acqua. Questa volta però per la palla nuoto con Natalia. Andiamo subito a vedere. Ciao ragazzi e genitori che con loro stanno guardando questa trasmissione. Ovviamente ognuno si pone domanda: perché mio figlio deve fare sport? Innanzitutto lo sport aiuta a migliorare l'aspetto fisico, aiuta a scaricare le tensioni accumulate durante la giornata, utile anche per controllare le proprie emozioni e poi dopo aiuta i bambini ad imparare a socializzarsi. E per quello uno può scegliere sport di squadra, che nella sport di squadra esiste un forte legame tra tutti i componenti della squadra e lo spirito della squadra e il benessere fisico sono le cose più importanti che sceglie a fare lo sport di squadra. Allora arriviamo alla pallanuoto. Un genitore dice: ma perché devo fare tanti sacrifici e portare più volte mio figlio in piscina? E vi rispondo: fatelo sempre, perché il nostro sport è più sano, secondo me, che esiste. E innanzitutto vanno utilizzate tutte le muscole del proprio corpo. Non esiste la forza della gravità. E perciò quegli infortuni che esistono in tanti sport, nella pallanuoto non ci sono. Esteticamente la pallanuoto è lo sport con meno infortuni. Rispetto allo sport originale, parliamo di nuoto, noi utilizziamo tanto arti inferiori e il busto, proprio busto. Però anche come nel nuoto aiuta a migliorare e sviluppare capacità polmonare e anche caratteristiche motorie. Iniziare a praticare il nostro sport non serve tanto, basta sapere nuotare o galleggiare. Poi chi già ha fatto qualche esperienza nella preagonistica di nuoto o comunque ha avuto qualche esperienza
con l'acqua può venire tranquillamente a provare la pallanuoto. Noi all'interno della Bentegozzi abbiamo varie fasce età, facciamo avviamento della pallanuoto e anche abbiamo il settore giovanile che già stanno facendo diversi campionati Under 17 e Under 20. Allenamento facciamo 3 volte alla settimana. Come la base noi abbiamo piscina Monte Bianco che si trova a San Felice Extra. Allenamenti si svolgono martedì, venerdì e sabato negli orari pomeridiani. C'è la possibilità di fare 3 lezioni di prova e vedere se il vostro figlio si trova bene. La pallanuoto è uno sport che è aperto per tutti, per i ragazzi e anche per le femmine. Io l'ho cominciato a praticare da quando ho avuto 18 anni. Ragazzi, vi aspetto numerosi, venite a provare questo bellissimo sport e dopo non vi pentite. Bella la pallanuoto, vero bambini? Ringraziamo la Fondazione Bentegodi di Verona che ci fa sempre conoscere un sacco di belle discipline. E ora continuiamo con il nostro racconto, il pane delle scarpe. Marcello, vi ricordate, aveva incontrato il fornaio che impastava il pane. Ma la pasta del pane è viva? Proprio così. E anche quando si mangia o ci si scambia il pane, ci si scambia qualcosa di vivo. Proprio così. Andiamo subito a vedere cosa succede. Quando lo cuoci è tutto profumato e poi a me piace tanto quello che fuori è croccante invece dentro è tutto morbido. Che buono che è il pane! Ma il pane è buono soprattutto, lo sai perché? Perché lui come lo metti sta. È vero, lui sta con la carne e sta con il pesce, sta con i dolci ma sta anche con i salati, con i primi, con gli antipasti, con i denti sani, coi denti guasti, solo che ogni volta è diverso. Se per esempio è con le cipolle, beh, è un cibo povero, però è gustoso. Ma se dentro c'è del formaggio, del prosciutto, dell'insalata, ci viene voglia di mangiarlo subito per strada. Ah, se è con il caviale? Vabbè, allora è proprio un pranzo regale. Ma del pane esistono tanti tipi e tanti nomi. Per esempio, ce n'è uno che si chiama la panocchia. Poi ce n'è un altro, la ciabatta, e poi la rosetta. Ma con il pane noi possiamo fare anche la scarpetta. Le zucchine sono gli occhi, le orecchie sono radicchi, la focaccia è una faccia. Pane e acqua. Per qualcuno è una punizione. Per qualcun altro sarebbe bello che fosse il pranzo dell'Annunciazione. Di mano in mano, di bocca in bocca. Che bello pensare che un pezzo di pane ognuno tocca. Ho visto del pane là sul davanzale, deve essere una casa ospitale. Giallo giù nell'erba, facciamo un picnic all'aria aperta. La baguette è nella tasca, è francese questa giacca. Giornale e pane caldo. Ottimo, disse il nonno, per quando mi alzo. Pane e salame, pane nel rame, pane che piace anche al cane. Strane le lame che tagliano il pane, la fame di rane che gracchiano per pane. Pane è un'idea, pane in una stoffa, pane come toppa, pane a casa, pane di casa,
pane e stoffa, pane e cotone, pane marrone, verde, bianco, rosso, giallo, il pane del gallo, qua, 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 quanto cambia il pane! È sempre diverso, scoperto, nascosto, in centro a una tavola, in mezzo a una favola, come me, come te, come lui, come noi, come tutti. Vicino a qualcuno ci sentiamo dei nani, ma vicino a qualcun altro ci sentiamo dei giganti, neanche parenti, neanche la stessa persona. Beh, io parto, che cosa porto? Del pane, ma per quanto, per dove? Non lo so. Ma sai che allora io del pane ne porto un bel po'. Via che si parte. Ma che storia raccontano il pane e le scarpe? Già, che storia raccontano il pane e le scarpe? Ma non ci fu neanche il tempo di pensare a questa domanda, che il pane ripartì subito di corsa. Purtroppo bambini, però siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, ma se volete contattarci, scriverci, potete farlo all'indirizzo Telepace, via Ragazzi della Pace 1, 37020, Cerna, Verona. Ma se volete mandarci un'email, potete farlo con l'email qui in sovrappressione. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana! Ciao bambini! Ciao! Ciao! Ciao.